Innanzitutto grazie per la padrona di casa. Sono arrivata, ho visto la rocchetta illuminata, sono rimasta senza fiato. È bellissima, è qualcosa di fantastico. Grazie a tutti quelli che hanno avuto la forza per portare avanti questo progetto, che deve diventare davvero un punto di attrazione grosso per tutto l'Appennino. Grazie per aver scelto di iniziare questo percorso su appunto la città metropolitana a Rocchetta e con i problemi dell'Appennino. Significa davvero quello che io sento, cioè che finalmente l'Appennino e la montagna sono arrivati al centro dell'interesse di un'intera comunità. Fino a qualche anno fa ci siamo sentiti forse un pochino dimenticati come la parte povera del territorio, quella che era più facile non guardare che guardare. Forse oggi ci si è resi conto invece che la montagna, oltre che avere la necessità di essere tutelata, è anche una grandissima opportunità per tutto il territorio. Quindi non so cosa è stato detto prima, non voglio né essere in contrasto né sovrapporre, vorrei dire una cosa soltanto, che sono bellissimi i progetti che stiamo promuovendo. Questa idea di un progetto turistico che possa in qualche modo coinvolgerci tutti credo che sia fondamentale, ma vorrei dire che la mia montagna, che è quella che rappresento come un alto Reno, è quella più alta della provincia di Bologna, arriva fino ai 1000 metri del Cornalescale, ha ancora prima un altro bisogno, che è quello della popolazione che possa risiederci. Non si fa servizio turistico, non si offre i propri beni e il proprio territorio se non c'è una popolazione residente che è in grado di garantire quel territorio, che è in grado di garantire i servizi necessari. Quindi penso che ancora prima che promuovere dobbiamo fare in modo di sollecitare quelle politiche che permettono alla popolazione di vivere, e quindi quelle che possiamo fare come città metropolitana, ma anche quelle che come forze politiche nel nostro insieme possiamo sollecitare a livello nazionale. Bisogna pensare a formule che permettono alla montagna e ai paesi piccoli di vivere con delle che non possono essere i parametri delle città o delle zone più popolate. E partiamo con determinazione, saranno mesi importanti, costruttivi per questo territorio, ce la metteremo sicuramente tutta, facciamo davvero, lo dico con Franchi, un grande gioco di squadra perché tutto l'Appennino possa essere quello della Valle del Reno, ma anche quello delle altre zone della città metropolitana di Bologna possono essere davvero un punto di grande forza. Grazie a tutti e scusate per aver ritardato.